lavate tutta la bocca, papà resta tutta da fa. Nuvoli ma la serie A. No, non ci credo. Fuori di nuovo. Non era l'Uruguay, erano gli Uruguay. A Prandelli ci han fatti ormai. Devo calmarmi un po'. Vorrei evitare le volgarità. Ma una merda. No, aspetta. Un orrore così grande. Un orrore così. Soltanto noi. Se dal Brasile un tonfo sordo sentirai, sono i nostri Zebedei. E in coro si bestemmia un'altra volta. Costa Rica squadra grande. Ma quasi lo so. Costa minchia, però diventiamo la FIFA. E viva la FIFA. E se un giorno allenatore diverrò, altri azzurri chiamerò. Più svegli e meno goffi, convocheremo i puffi. Fieri nazionali degli altri ometti blu, correvano su e giù, che squadra veri cool. Mi viene da vomitar guardando la TV, e canterò così tra il verde, il giallo e il blu. Blasi, e tutti a casa ormai si va, dove la strada perdi la 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 la, perdi la, altro che final. Al Maracanã, Maracanã, la guarderanno Maracanã da un bel sofà. Maracanã, torniamo a casa, che figo, che bello, di nuovo Italia in vacca andata ormai. Mani nei capelli, i pochi che mi sono rimasti. Buon pomeriggio amici di Punto Football Club. Qui è tutta un'altra storia e ci appelliamo anche agli eroi della rete che su YouTube regalano delle perle di saggezza nella rivisitazione di un amore così grande dei Negro Amaro, che è diventato in realtà un orrore così grande, così come il Brasil è diventato il Plasil, perché i conati purtroppo di vomito sono stati parecchi e dobbiamo porre un freno dopo l'ecatombe azzurra. Ben ritrovato anche al mio uomo bicentenario, saggissimo Enzo Foglianese. Mi raccomando, non dimenticare mai gli anni che ho io, eh? Mi hai sempre insegnato che in una partita un vero radiocronista guarda il tempo, e io sono invecchiato accanto a te. Il tempo mio, il tempo tuo. Antonella Resta con i suoi selfie e i suoi messaggi. Ciao ragazzi, continuate a scriverci, come sempre, al 391 40 57 039. Puntata, puntata pregna, come direbbe Enzo Foglianese, senza l'H, ma perché non l'ho mai detto. Abbiamo un amico del calcio, un amico di Bari, un amico della Puglia, con una premessa che, siccome a noi non piace mischiare calcio e politica, qui ci si dà sempre del tu, non si chiama l'onorevole onorevole, ma ci si dà del tu, un po' come a Un Giorno da Pecora a Radio 2 con Sabelli Fioretti. Punto Football Club apre le sue porte all'amico attaccante della nazionale parlamentari, Francesco Boccia. Buon pomeriggio. Ci sei, Francesco? È finito in fuorigioco. È finito in fuorigioco. Vabbè, la regia mi darà poi ulteriori informazioni, ma nel frantunque ci recuperano l'onorevole Boccia. Ti chiedo, anche capello, borsetta in mano, aereo pronto in direzione Mosca. Mosca, che è successo alle squadre europee, caro Enzo? Intanto c'è il De Profundis di Italia, Inghilterra, Spagna, Portogallo e Russia. Tutte sicure, potenzialmente sicure all'inizio, almeno semifinaliste. Non ci sono più. E che ne dite di andare a vedere dalla regia, visto che abbiamo anche intravisto Balotelli e gli altri in versione calcestruzzo e muratori, andiamo a vedere un attimo dalla regia il tabellone degli ottavi di finale che si disputeranno in Brasile per capire come si arriva alla fase finale. Infatti quello che diceva Enzo Foglianese è come sempre corretto, il Vangelo, Brasile-Cile, Colombia-Uruguay e sin qui è tutto Sud America.
Olanda sopravvissuta contro il Messico, ancora Sud America. Costa Rica contro la Grecia sopravvissuta. Le africane sono venute su, le africane. Nigeria, Algeria, quanto hai ragione, però alla fine della fiera... O la Grecia, se ci mettiamo l'Europa ancora. Bravissimo, anche la Grecia. Abbiamo recuperato il nostro bomber, dicevo, l'attaccante della nazionale parlamentari. Qui ci si dà sempre del tu come un giorno da pecora col vecchio Sabelli. Ma fatelo confermare. No, almeno. No, io do del tu a prescindere. Posso dare del tu, Francesco Boccia? Buon pomeriggio, benvenuto a Punto Football Club. Assolutamente sì, ciao. Onorevole, io non sono capace di forzare le cose, insomma, vabbè. Francesco, ma tu nella tua gioventù, abbi sceglie, la domenica pomeriggio, quando Ameri e Ciotti davano la linea ad Avellino, al Partenio, a un certo Enzo Foglianese, che pensavi? Che un giorno o l'altro saresti stato ospite su appunto Football Club? Archeologia, basta! No, quello è un pezzo di vita di tutti noi. Io a quel tempo li sentivo dal Gustavo Ventura di Bisceglie. Addirittura. Quante volte sono stato a quello che era lo stadio vecchio di Bisceglie, il campo sportivo vecchio. Allora Francesco... Il cosiddetto campo vecchio. Il famoso campo vecchio. Senti, ma questo aggettivo non calza, o meglio, calza alla grande sul Palazzo Calcio, sull'avventura di Prandelli, sui dissidi tra Balotelli che scrive su Instagram, oggi è stata bellissima la vignetta del Fatto Quotidiano, la sindrome di Calimero, non sei negro, come ha scritto lui, sei solo strano. Io ho litigato in casa per questa storia del negro, perché io posso chiamare negro e non do a negro la forzata interpretazione che danno tutti. E tu che stai attento allo stile abbinato ai contenuti. Perché per me negro è rispettabile come il bianco, siamo giusto. Uguali. Ma visto che parliamo di sostantivi quasi vicini agli aggettivi, chiedo a Francesco Boccia, ma vecchio si adatta al Palazzo del Calcio? C'è bisogno di un, tra virgolette, Matteo Renzi alla guida della FIGC? Sì, si adatta. Sai, non so se basta un buon presidente di federazione, perché nel calcio italiano è un serio problema di manico. Il manico ce l'hanno tutti i presidenti delle società più importante. Sai, la Juve è un'eccezione, aver costruito lo stadio, devo dire, non è che la normativa aiuti, però aver costruito lo stadio, aver creato una sorta di città dello sport, avere un vivaio con la scuola, con il liceo per i ragazzi che hanno un alto potenziale, ma non è detto che poi diventino calciatori in maniera tale che poi non li lasci per strada se poi non giocano a calcio. Però Francesco, di la verità, tu hai letto la mia scaletta senza che neanche io me ne fossi accorto, perché c'è una cosa che accomuna te, Enzo Foglianese, al di là della passione per il calcio, dell'essere tutti e due della provincia di Bari, ma attenzione, hai detto una parola per la quale Enzo Foglianese è stato parecchie volte qui a Punto Football Club punzecchiato dai nostri telespettatori. Quella parola inizia con la J, Juve. Tu sei anche presidente dello Juventus Club Gianni Agnelli alla Camera dei Deputati, corretto? Esatto, sì, sì. Esatto. Allora, onorevole, senti sta bella cosa. Dimmi. Il detto oraziano Senectus, no, forse non era di Orazio, Senectus ipsa morbus. Io ho capovolto, seguimi per seguire... Juventus! Juventus ipsa morbus, ma morbus plalt. Non sì, per se scusami, stessa. Scusami Francesco, io sto cercando di capire, ma anche quando attaccavo le figurine di Michel Platini, di Massimo sì. Mauro, cioè, per me era più importante avere lo scudetto del Bari anche in C, perché cioè, la curate con gli antibiotici questa malattia, tu e Foglianese e gli altri milioni di juventini. Tu ti devi occupare... Ascolta. Io da ragazzo della provincia di Bari, perché per me Bisceglie resta... bravo! Certo. Lo dico avendo diciamo piena coscienza del fatto che la terra d'Ofanto poi soprattutto sul piano economico aveva bisogno di essere resa autonoma, perché da Bari veniva spesso considerato nord barese, ma al di là delle questioni amministrative per noi il Bari era il Bari, venivamo a vederlo in C, ogni papà, ogni nonno portava i ragazzini di 7, 8, 10 anni a vedere il Bari. Però poi era naturale tifare per una squadra di Serie A, e per molti pugliesi degli anni 70 quella squadra era Juve. Ma poi probabilmente, perdonami, quello che davvero ti accomuna e accomuna Enzo è il fatto stesso che tu abbia preso la presidenza di un club intestato a Gianni Agnelli, cioè al di là dei risultati del campo forse
lo stile Juve, prima ancora, giusto, è corretto. Ma ti sei convertito? Però, no, però siccome io vado avanti con la penicillina per evitare di ammalarmi come voi, la riflessione è molto semplice, perché c'è già un messaggio che la nostra Antonella vuole leggere, probabilmente proprio per venirvi incontro con una cura. Non può leggere se non dico una cosa. Dimmi. Non siamo malati, siamo superiori. Sì, ma allora un'altra cosa, onorevole, lasciamela dire. Sai chi erano dei grandissimi tifosi della Juventus? No, io so solo, sai chi è quel giocatore che assomiglia al magico Pelé? Era Joao Paolo, per me. Fessari. Erano gli avversari politici per antonomasia del padrone. Erano tifosi juventini sfegatati nell'ordine: Togliatti, Di Vittorio e Lama. Anche questa buona archeologia. Ignorante. Anche questa buona archeologia per un quasi quarantenne come me. Francesco, il riferimento è semplice. Tu... Io vado oltre. La Juve, so che sto per dire una cosa che fa arrabbiare i non juventini, ma la Juve è un pezzo del paese, non so come dirti, è come il Colosseo. Lo devono soltanto capire. Passatemi per favore del Malox. Passatemi del Malox, oggi abbiamo invitato un amico che mi sta trafiggendo il cuore. Il problema vero è che te invece ti devi occupare, se non ti stai già occupando, e faccio un po' lo sfrugugliatore, di chi ti sta davanti? Perché noi sono due mesi che abbiamo la domanda anche in tutte le lingue. Who is behind Gianluca Paparesta? E abbiamo cercato di capire chi ci fosse davanti a Francesco Boccia, perché se Gianluca sta davanti e Francesco sta di dietro, forse oggi abbiamo svelato l'arcano. Ci vuoi raccontare la tua versione? Non la mettere così avanti. No, perché c'è stato anche... Hai ragione, perché c'è stato anche Rocco Siffredi che ha smesso il suo... tra due amici, come si suol dire... che sono pure camicia, e l'altro dice l'importante è che io sia la camicia. Ora, no, Gianluca prima di tutto è un commercialista, è un professionista, quindi penso che abbia utilizzato sue capacità professionali in questa vicenda, e ha utilizzato le relazioni istituzionali che una grande città come Bari non può non avere, non poteva non avere, che devo dirti, per quanto mi riguarda, soprattutto nei rapporti istituzionali con la Russia, erano stati attivati già nell'ultima fase della gestione Matarrese. Poi una cosa che va detta e che spesso secondo me non viene richiamata è che in un momento drammatico della storia del Bari Calcio la famiglia Matarrese ha avuto la generosità di non pensare a se stessa, ma di consentire l'autofallimento, perché se non ci fosse stato l'autofallimento forse ora staremmo parlando di un Bari che sarebbe ripartito dalla D. E queste cose, per chi ha avuto la proprietà di una squadra di calcio per quasi 40 anni, insomma, sono cose che pesano. Francesco, questa è storia ed è una ricostruzione correttissima la tua. La domanda che tutti i tifosi si stanno facendo adesso è: al di là delle due società che Gianluca è stato capace di convincere per... suppongo l'iscrizione al campionato dopo l'acquisizione del titolo sportivo che sarà proclamata la settimana prossima ufficialmente, visti gli adempimenti. Leggiamo di un convegno da te presieduto proprio nelle ultime ore riguardante proprio gli investimenti giuridici e fiscali nei paesi dell'Unione Doganale. Insomma, i tuoi rapporti istituzionali sono effettivamente il grimaldello per cui i rubli dei fratelli Rothenberg possano sbarcare da San Nicola qui a Bari? Senti, io lo spero, non ci sono solo loro sono tra quelli più interessati. Io ho sempre pensato che Bari fosse la piattaforma naturale per la Russia in Italia e nel resto d'Europa, proprio per il linguaggio universale che la religione si porta dietro. Se poi a quel linguaggio universale ci aggiunge anche il calcio, che l'altra lingua che anche se non si parla si capisce ovunque, e Bari si ritrova ad avere un ruolo straordinario, quindi insomma io dal mio punto di vista farò di tutto affinché l'attenzione di investitori russi per la città di Bari sia sempre forte e importante. Qual è l'ostacolo attuale, Francesco? Cioè, cosa manca perché la blacklist cancelli i nomi di determinati probabili investitori del Football Club Bari 1908?
Io mi auguro che l'Italia e l'Unione Europea siano nelle relazioni diplomatiche di questa fase storica un po' più forti e autorevoli di come non hanno dimostrato di essere, lo dico senza polemica, ma l'ho detto quando c'era il governo Letta, lo ridico ora al governo Renzi, ovviamente due governi ai quali io sono molto legato per ragioni di partito e per ragioni anche di amicizia con i due premier. Noi abbiamo bisogno di definirla la nostra strategia economica nel mondo, di non farcela dettare dagli americani. E sulla vicenda Ucraina l'Europa è arrivata impreparata, gli Stati Uniti hanno dettato un percorso e sono stati con un po' troppa fretta seguiti. Ora, io non voglio giustificare Putin, che ha mille difetti, però faccio un ragionamento di interesse economico del nostro paese nel contesto internazionale. Noi abbiamo, sia dal punto di vista dei rapporti con le risorse primarie, penso a gas e petrolio, sia dal punto di vista dei rapporti commerciali, noi abbiamo la necessità di rafforzare il rapporto commerciale con loro, con l'Iran, con il Medio Oriente. Siamo visti come un naturale approdo. Poi i russi sono innamorati dell'Italia, del Made in Italy. Non capisco perché, per interessi che non sono nostri, noi dobbiamo chiudere le nostre porte. Francamente non lo capisco. È un passaggio delicato quello a cui sto facendo riferimento, che non può non diventare una discussione seria da fare in Europa. Se invece ci facciamo dare la linea da paesi che hanno interessi opposti ai nostri, diventiamo una dependance, lo siamo stati per 50 anni, 60 anni, e aveva un senso quando il mondo era diviso in Occidente e Oriente, certo. E Est, quando c'era la cosiddetta cortina di ferro, oggi non mi pare abbia più senso. Insomma, Enzo, quello che ci sta dicendo Francesco Boccia è che c'è una sorta di piano Marshall, che non dobbiamo chiedere, Houston, qui c'è un problema, dobbiamo essere un po' più adulti e vaccinati in genere, non soltanto col calcio, che poi entra quasi come linguaggio universale, come diceva Francesco, e che ha a che fare anche in questo caso nel nostro piccolissimo, dal nostro piccolissimo spioncino, sì, con la salvezza della Bari, non del Bari, della Bari. Ma guarda che non è così piccolo, perché l'interesse, insomma, nel dibattito fatto al Tempio Adriano a Roma qualche giorno fa sull'Eurasia, perché molti italiani forse non sanno che dal 1 gennaio 2015 nasce quest'area di libero scambio tra Russia e Bielorussia. Tutta un'area che per noi è molto importante. Sì. Quell'area che confina con noi e diventa un'area che interloquisce quasi naturalmente con noi. Ecco, io non ho apprezzato la blacklist fatta dagli americani su investitori russi che hanno interessi in Italia e che potevano potenziare. Tra questi, appunto, c'è anche la famiglia Rothenberg e altri. E, francamente, la vicenda ucraina non mi sembrava potesse giustificare un'interruzione di rapporti commerciali come quelli che interessano più noi, evidentemente, che gli americani stessi. Vero. E per questa ragione io penso che l'Italia debba far sentire maggiormente la propria voce. Devo dire, questa cosa da soli non riusciamo a farla se l'Europa non è compatta, e da questo punto di vista la Germania forse capisce un po' di più questo tipo di ragionamento. Onorevole, posso... In questa storia c'è anche il baricaccio. Certo. Onorevole, posso un momentino pregare l'amico Max, che pure è avvocato, ma sei giovane perché non conosci la storia recente o meno recente. Una cosa che non dovevi dire era il piano Marshall, che era un piano assistenziale per i paesi in difficoltà del dopoguerra, purché sottomessi all'America, agli Stati Uniti. Ma era quello che in fin dei conti rimproverava Francesco, cioè alla fine stringiamoci a corte e cingiamoci con l'elmo di Scipio, cioè svezziamoci un po'. Due messaggi al volo da parte dei nostri amici, sentiamoli, Antonella. Allora, ci scrive Massimino da Bitonto e dice: a vostro parere l'onorevole Boccia ha solo fatto da tramite o avrà un ruolo nella società? Sentiamo un altro di messaggio se c'è. Balotelli si è scusato con Prandelli, ha capito e ha fatto mia colpa. Bravo Mario, io sono con te.
E allora, a parte il solito tormentone su Balotelli, Francesco, rispondi direttamente tu, cioè hai fatto da tramite, stai facendo da tramite e avrai eventualmente una poltrona accanto a Gianluca o eventualmente ad altri nuovi investitori? E non usare il termine poltrona. Hai ragione, no, avrai uno sgabellino? No, io sono per la distinzione dei ruoli, nella vita uno deve fare una cosa bene e farla a tempo pieno. Il calcio è una passione, il Bari è un patrimonio inestimabile della nostra terra e dell'intera regione Puglia, perché non me ne vogliano gli eccessi, ma insomma il Bari è Puglia e Basilicata dal punto di vista calcistico, e penso che chiunque nella mia condizione avesse il dovere di dare una mano, e ho il dovere di dare una mano fin dove posso, ovviamente limitatamente alle mie relazioni istituzionali. Mi auguro che lo facciano anche i miei colleghi, che non vadano allo stadio, non si facciano vedere solo quando le cose vanno bene. Bisogna rispondere al telefono anche quando le cose vanno male, soprattutto perché, quando vanno male, perché nella vita è così. Gianluca è un ragazzo serio, in gamba, bravo, sta facendo questa cosa, devo dire, anche con professionisti molto molto bravi, penso a Trisorio Liuzzi e ad altri, e sono tutti baresi di Bari città, e quindi io penso che vadano semplicemente sostenuti e aiutati. Francesco, telegrafico, sai già che probabilmente il 5 di luglio allo Stadio San Nicola su quel manto erboso ti marcherà Giovanni Lo Seto? No ragazzi, non esageriamo, ho già detto a Gianluca e a qualche altro amico, diciamo, del Bari di allora, che noi nella sala parlamentare, che fa queste cose ovviamente per beneficenza, in questo caso con le vecchie cose del Bari, raccoglieremo fondi per un'associazione indicata dal Bari Calcio. Bene. Ovviamente associazione barese, però non ha ex giocatori, ha persone che tentavano di giocare. Vabbè, ma tu a chi assomigli? Assomigli di più a Van Persie? Assomigli a Robben? Assomigli a Cassano? No, io non facevo il centravanti, ma alla Van Persie dei poveri. Vabbè, è già... No, la cosa che ho chiesto, lo dico subito, così non si arrabbiano i tifosi sugli spalti. Siccome la differenza è evidente, cioè tu hai nominato Lo Seto, ma cioè, più vai avanti, più si vedono le differenze. Ho detto a Gianluca, guarda, scegliamo noi uno o due delle vecchie giocatrici del Bari e gli diamo la maglietta nazionale, tanto se non l'hanno avuta in carriera gliela diamo noi. Giusto, giusto. Diciamo, magari mi prenderei subito Pietro Maiellaro se è in campo. Sono d'accordo, il poeta di Lucera. Domanda secca, risposta telegrafica, perché stiamo abbondantemente oltre le nostre potenzialità di tempo. Entro il 5, quando calcherai il manto erboso del San Nicola, a tuo giudizio la situazione internazionale si sarà sbloccata? Non penso, spero di sì, però il 5 mi sembra domani mattina. Troppo prematuro. Francesco, un grande abbraccio da Punto Football Club e grazie, in attesa di vederci al San Nicola. Grazie mille. Siamo lunghissimi, la nostra regia mi sta facendo dei cenni che se ve li facessi vedere voi direste: Max, non tornare proprio all'Ancaranos di Bitonto, prendi direttamente la 98 e vattene dritto, lungo. Ti volevo dare il bigliettino dell'Ancaranos. Ah, bello questo posto, hai capito? Lounge Wine Club, punto football spot. Eppure sto fischiando tutte le carte. Dai, facciamoci una briscola, dai.